Ciao ragazzi, bentornati su Prophecy Tech. Come promesso, oggi parliamo di PC gaming non da assemblare, ma già assemblati. Ne vediamo uno in particolare che potete acquistare su Amazon ad un prezzo interessante. Come alcuni di voi sanno, da qualche mese sto cercando di dare un'opzione di questo tipo nei miei contenuti, perché nonostante oggi non sia affatto complicato montarsi un PC, ed è la cosa migliore da fare, da appassionato quale sono non potrei certo dirvi il contrario, non solo per risparmiare ma fare da sé, ricercare i singoli componenti da acquistare e assemblare la build è il punto di partenza per iniziare ad appassionarsi davvero a questo mondo. Però detto ciò, sono perfettamente cosciente del fatto che a molti di voi interessa sì avere un PC, ma non vogliono sbattimenti, non vogliono stare lì a mettersi a montare, a fare, o magari preferiscono anche avere una garanzia, un'assistenza sul PC in sé piuttosto che sui singoli componenti. Così l'eventuale troubleshooting lo fa qualcun altro al posto vostro. E quindi ho iniziato a collaborare con un negozio di Roma da qualche mese, che esiste anche fisicamente, è Tibur CC, ma carica delle configurazioni anche su Amazon, alcune delle quali sono ideate, diciamo, con la nostra collaborazione, nel senso che c'è una ricerca dei componenti dietro e se provano a mettercene uno che a noi non piace li castighiamo subito. No, non è vero, scherzo ovviamente, però sì, gli diamo una mano, ecco, nel magari andare a scegliere quel componente che costa poco, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma comunque è valido. Questo quantomeno per quanto riguarda le build che vi segnaliamo noi, perché ne hanno tante ed è capitato infatti qualche volta già che le abbiamo postate su Telegram. Insomma, comunque non sono come molti di quei preassemblati che trovate su Amazon, dove c'è scritto, che ne so, RTX 4070 Super più Ryzen 5 7600X, che uno dice wow, perché magari il prezzo non è nemmeno male, poi vai a vedere il resto e ti metti le mani nei capelli, cioè alimentatore non si sa da quale parte del mondo arrivi, il dissipatore non c'è proprio e il case è una scatola di cartone. Allora, vi faccio vedere una build in particolare. Mi sarebbe piaciuto portarvene due di fasce di prezzo differenti, ma per questioni di tempo non mi è stato possibile. Però non mancherà occasione. Anzi, se vi piace l'idea questa dei preassemblati, se sono contenuti che vi interessano, fatemelo sapere con un bel commento, che ogni tanto così ve ne propongo uno. E la build in questione ha caratteristiche molto simili al PC da 1100 euro che vi ho portato qualche settimana fa. Infatti i componenti principali sono quelli, eppure il prezzo costa infatti 1100 euro, anzi per l'esattezza 1099, così ci avete pure il caffè pagato almeno fino a mezzanotte, fino alla mezzanotte di oggi. Poi il prezzo salirà leggermente di qualche decina di euro, 30 euro se non erro. Prezzi ad ogni modo, spedizione inclusa. Comunque monta l'ottimo e ormai molto presente, dovrebbe pagare l'affitto su questo canale, Ryzen 5 7500F di AMD, come processore ovviamente, e una Radeon RX 7700XT per quanto riguarda la scheda video, pure questa AMD, quindi è una build rossa. Cito al volo anche gli altri componenti, la scheda madre è la B650M Pro RS di ASRock, che come sapete considero tra le migliori AM5 economiche, RAM Team Group T-Crate Expert da 6000 megatransfer al secondo, che montano chip Hynix, quindi molto buone anche loro, dissipatore ad aria, nello specifico il Freezer 36 di Arctic, il Kolink Observatory HF Mesh, case che ormai anche lui, se seguite il canale, conoscete bene, 1 TB di SSD, il Kingston NV2, e infine l'alimentatore è il Deepcool PL550D, che è un Bronze ATX 3.0, infatti questa serie è sul mercato solo da qualche mese e nonostante siano economici si tratta di validi alimentatori. È una build che punta molto alle prestazioni e cerca di ottimizzare, diciamo, la spesa. Infatti alcuni componenti, vedi l'SSD, l'alimentatore ed il case, sono di fascia bassa, che non vuol dire scadenti, attenzione, ma semplicemente che fanno il loro, vanno comunque bene, consentendo però di mantenere contenuta la spesa complessiva, che considerando che si tratta
di un PC assemblato, fatto e finito, sul quale avete la garanzia, l'assistenza, eccetera, che potete acquistare su Amazon, ci sta assolutamente come prezzo. Ora, onestamente, questo è un momento un po' particolare per fare certi confronti, perché siamo ancora sotto Amazon Prime Day per un po' di ore. Ieri vi ho fatto vedere come si possa realizzare con la stessa cifra, acquistando i singoli componenti, una build con la 7800 XT e non la 7700 XT, quindi una scheda video di fascia, la scheda video del segmento subito sopra, ma sfruttando tutte le possibili occasioni del caso: il 7500F preso da AliExpress, la scheda madre presa da Amazon Francia, e approfittando, ripeto, delle offerte ancora attive dell'Amazon Prime Day, una su tutte, quella relativa alla RX 7800 XT, la Pulse di Sapphire, che a 484€ non si era mai vista. Ma tre settimane fa un PC molto simile a questo, sempre con stessa scheda video e stesso processore, costava, ve l'ho fatto vedere con un video, 1100€, la stessa cifra. Sì, aveva dei componenti, qualche componente di qualità superiore, ma la sostanza poi è quella. Dal punto di vista delle prestazioni, delle performance, non cambia assolutamente nulla tra i due. Quindi tutto questo per dirvi che quello di questa build senza dubbio è un ottimo prezzo. Poi comunque è una regola generale: il preassemblato fa e farà sempre fatica, per ovvi motivi, a competere a livello di prezzo con il fai da te. Lo sappiamo che lo andiamo a pagare un po' di più, ma perché giustamente c'è anche un servizio dietro. Quelli che vedete sono alcuni gameplay che ho effettuato con questo PC, pochi, giusto per farvi vedere che a livello di temperature viaggia bene, non per darvi un'idea delle performance, perché come detto recentemente vi ho già portato una configurazione con 7500F e 7700XT dove vi ho mostrato per bene gameplay e benchmark, che tra l'altro questi ultimi vi sto riproponendo, quindi in caso comunque se volete approfondire andate a recuperare quel video. A proposito, come vi spiegavo sempre in quel contenuto, questo è un PC con il quale si può giocare tranquillamente in risoluzione Quad HD, oppure volendo può essere considerata una soluzione premium per il Full HD, macina di brutto in 1080p. Comunque sì, le temperature sono buone, questa custom di ASRock, la Challenger, mi è piaciuta ed è anche silenziosa. Tutto il PC devo dire che è silenzioso. A proposito, vi ricordo che le ventole di questo case non possono essere collegate alla scheda madre per quanto concerne l'alimentazione. Per quel che riguarda i LED, sì, potete cambiare gli effetti di illuminazione non solo con il pulsantino presente in alto, ma anche tramite il software della scheda madre, le potete connettere a questa, insomma. Però non potete regolare la velocità delle ventole, che vanno ad RPM fissi ma non fanno casino, sono, diciamo, settate bene, spostano un po' d'aria ma senza farsi sentire. Oh, può capitare che per questioni di disponibilità, soprattutto se state guardando il video un po' dopo che è uscito, che i componenti varino un po' rispetto a quelli che vi ho mostrato io della build di cui stiamo parlando, ovviamente non i principali, è chiaro. Se ordinate il PC con la 7700 XT ed il Ryzen 5 7500F, che non è che varia il PC con la 3050, che diamine. Però ecco, magari quella scheda madre, quel modello di scheda madre nello specifico non è disponibile in quel momento, le RAM, che ne so, sono sempre le Team Group ma le Vulkan e non più le Tigret Expert, eccetera eccetera, no? Ma vengono ad ogni modo utilizzati componenti pari livello, e comunque potete sempre, se foste interessati al PC, contattarli. E gli scrivete direttamente su Amazon chiedendogli la lista esatta dei componenti e loro vi rispondono. Inoltre vedete che sempre sulla pagina Amazon dove trovate questo PC ci sono altre combinazioni disponibili. Per dire, potete selezionare la stessa build ma con la RTX 4060 Ti 16 GB di Nvidia invece della RX 7700 XT, e ovviamente vendono anche configurazioni di fascia più alta, come ad esempio questa da 1500€ con RTX 4070 Super e Ryzen 5 7600X, che non è affatto male. Ecco, magari prossimamente anche con i nuovi Ryzen 9000, perché no, ve ne porto una invece di questo tipo, quindi di fascia più alta,
E a proposito, ripeto, fatemi sapere se la cosa vi interessa, così in caso da dare seguito a questa collaborazione. Per oggi però mi fermo qui e, come dico alla fine di ogni video, se vi va ci vediamo al prossimo.